Intanto buonasera a tutti quanti, grazie, qualche minuto di ritardo, ma purtroppo sono stati momenti difficili, particolari. È da un po' di tempo, cioè da circa 20 giorni che stiamo lavorando su questa situazione, per la verità su tre fronti, perché come sapete c'era un gruppo che faceva capo al dottor Padovano, quindi il primo gruppo dirigenti che era fino al 1º maggio, voi sapete tutti hanno deciso di dimettersi, poi c'è stato l'inserimento dei nuovi, Napolitano e del giudice, e quindi quando si entra in delle trattative, in delle situazioni particolari, bisogna dialogare, bisogna approfondire le cose. E poi c'era un terzo gruppo che era interessato a rilevare la nocerina, e io per la verità fui chiamato da questo terzo gruppo per verificare un poco la situazione gestionale, per la situazione tecnica, ma più che altro amministrativa, e mi trovo in questa situazione. Certamente la situazione nocerina non è proprio così drammatica, nel senso che è una SD, ha sicuramente delle perdite di bilancio, ma non è poi così catastrofica, devo essere molto, molto chiaro. C'è una situazione debitoria con il fisco che va rateizzata, ma va anche fatta la dovuta opposizione, deve ancora arrivare per la verità, però il gruppo Padovano c'era messa già in preventivo. È una cartella esattoriale che può essere, ripeto, fatto un ricorso, ma può essere benissimamente portata nei 5, nei 10 anni come debiti. C'è una questione di gestione attuale che è sui 200-210 mila euro, insomma, questa è la situazione. La situazione attuale per quanto riguarda il gruppo Padovano, dottore Padovano, già sta risolvendo alcune situazioni, alcune pendenze, anche l'alta di due giocatori ultimi sono stati pagati dal Napolitano e dal giudice, ma la realtà è che sono stati presi dal conto della società, questo è un dato certo, non c'è niente da nascondere, è proprio per essere obiettivi e realisti e giusti sulle cose che stavano come stanno. Certamente la situazione per quanto mi riguarda nei confronti dei due i nuovi acquirenti, se così lo vogliamo chiamare, del giudice Napolitano, hanno trovato un po' degli ostacoli. Lo stesso ruolo che ho avuto io nel contattare alcuni imprenditori, alcune realtà di Nocera, hanno ostacolato un po' questa presenza di questo. No, non entro nel merito, non è il mio compito giudicare o dare giudizi su altri, ma c'era un po' di confusione su questa situazione. Questo ha portato, dopo alcune discussioni, alcuni incontri, alcune valutazioni, sia dalla vecchia proprietà, diciamo, del gruppo Padovano, sia per quanto riguarda del giudice Napolitano, si è arrivato a un accordo. Nel pomeriggio del giudice Napolitano hanno presentato le loro dimissioni, quindi per un atto dovuto vanno ringraziati, e difatti sono stato nominato io legale rappresentante di questa ASD. Legale rappresentante che dico subito, io avrò un inizio e una fine, non ho gli imprenditori o non sono un imprenditore che possa assicurare una gestione di 300 o 400 mila euro o 500, non è la mia portata, non è la mia condizione. Io, il mio ruolo è quello di essere un traghettatore nel rispetto dell'iscrizione, della fiduzione, nel trovare un gruppo di imprenditori di Nocera, dell'agro nocerino sarnese, che possiamo cercare di fare un certo tipo di calcio in un certo modo.
Se ciò non dovesse avvenire, io ce la metto tutta, ce la sto mettendo tutta, io miracoli non ne riesco a fare. Quindi sia ben chiaro, io sarò da collante, da tramite agli altri imprenditori, chi vuole discutere, chi vuole conoscere la situazione reale, debitoria e quant'altro, è chiarissima, è limpida, non c'è nulla da nascondere, però ci vuole la forza imprenditoriale dell'agro nocerino sarnese. Inutile illuderci, inutile farci ponti allo sbaraglio. Per quanto riguarda l'iscrizione, vi dico subito che la proprietà che ha fatto capo al dottore Padovano ha messo già a disposizione quasi l'importo intero della cauzione, 28-29 mila euro che rimangono a disposizione, quindi c'è bisogno di una piccola integrazione che, come tutti sapete, è di 31 mila euro. C'è il discorso di affrontare l'iscrizione, che è pari a 19.000 euro, che parte da lunedì e finisce venerdì sera. Io spero, mi auguro, con i rapporti che si stanno avendo, con alcuni amici che stanno avendo, di risolvere anche questo. Contemporaneamente al mio viaggio da stamattina a oggi, ho chiesto un incontro al sindaco, ma per un rapporto più istituzionale, per la verità. Siccome mi sono arrivati anche dei messaggi su alcune situazioni poco lineare, avevo anche chiesto, dico la verità, al sindaco di fare una riunione, di fare questa conferenza immediata a qualche struttura pubblica, ma purtroppo oggi era tutto chiuso, i protocolli per le richieste non c'erano e quindi ho voluto, per forza di cose, rivolgermi a vecchi amici dell'Alfa Recupero Crediti, quindi nessuna valutazione ex, nessuna indicazione, un poco come al solito si fanno sempre dei castelli di sabbia, ma non c'è nulla da. Era un dovere mio ricordarmi di chi nel passato ci è stato vicino e quindi non c'è nessuna intenzione, nessuna. Però devo dire, ci sono dei fatti, della realtà. Il primo ruolo che io ho fatto, le prime, è stato al sindaco, all'istituzione, perché era giusto che se ci fosse stata una struttura pubblica, una situazione pubblica, era giusto andare lì. Ma anche qui è stata fatta una scelta mia molto, molto forte, se vogliamo, perché nel frattempo parecchi amici, parecchi addetti si erano offerti. Però per evitare collocazione del momento o per evitare etichette di favore ho preferito sceglierla in prima persona. Questo sia ben chiaro per tutti quanti, quindi non c'è nessun motivo o di etichetta o di quant'altro. E quindi ringrazio pubblicamente perché avevo l'esigenza di farlo immediatamente perché oggi è venerdì, sicuramente le notizie scappano, arrivano, domani la stampa deve fare il proprio lavoro, l'opinione pubblica deve sapere, io ho bisogno di dare il messaggio alla città di Nocera qual è la realtà, qual è la situazione, quindi prorogarlo, domani era sabato, comunque io dico nome e cognome, la Galleria Maiorina non era disponibile perché è comunale, ma io non lo sapevo. Mi è stata data la possibilità per domani mattina di avere la sala stampa dello Stadio San Francesco per ricevere i tifosi. Ho chiesto al sindaco, all'amministrazione almeno la possibilità, ma c'era anche per ricevere voi, però i tempi erano stretti, quindi ho preferito chiuderla in serata, poi ognuno farà le proprie valutazioni, i propri commenti, ma la realtà è questa. Quindi ringrazio il sindaco che ha dato la piena disponibilità con i responsabili della struttura. Per domani alle 10:30 incontrerò i tifosi allo stadio, alla sala stampa dello stadio, che credo che siano 10:30, 11, insomma, voglio dire, sicuramente dalle 9 stiamo là, quindi anche questo è un altro passaggio diciamo istituzionale, cioè il tifoso deve essere incontrato allo stadio, non può essere, per quanto mi riguarda, in una situazione del genere, quindi aperta anche a voi, senza nessuna chiusura, non so se è chiaro, però sono i primi passi che io mi sto muovendo per dire effettivamente come stanno le cose, quindi massimo rispetto per la stampa, per i mass media, per le istituzioni, massimo rispetto per i tifosi, ma detto questo bisogna che la realtà imprenditoriale di Nocera ci deve dare una mano,
Altrimenti, signori miei, si riesce a fare l'iscrizione, si fanno i primi passi, ma io non posso fare miracoli, non ho la bacchetta magica e non ho l'intenzione di prendere per i fondelli a nessuno. Chi mi conosce sa come la penso. Mi sono messo a disposizione, ci sto mettendo la faccia nel sperare, nel riuscire a dare un messaggio, a trovare un'intesa per quanto riguarda l'andare avanti della nuoceria. Certamente non è detta in nessuna parte che ci vuole per forza 1 milione di euro per fare i campionati. I campionati si possono fare anche con 200.000, con 300.000 euro. Bisogna capire che cosa si vuole fare, come si vuole fare e come si vuole guidare la macchina. Pure a me piacerebbe avere una Mercedes o l'Audi 8, ma non ho la possibilità, quindi mi accontento. Però arrivo lo stesso. Cioè, parto da Avellino, arrivo lo stesso, invece di metterci 40 minuti ci metto 50, ma ci arrivo lo stesso, quindi bisogna capire. Quindi voi avete un ruolo fondamentale nel portare le cose in un certo modo, nel dire effettivamente quali sono le realtà, nel scendere, ecco, fare un passo indietro, fare accuse, fare probabilmente anche delle offese a qualcuno, non va bene. Non è questo il modo di andare avanti. Io do una visione nettamente diversa, do l'apertura a tutti, ma con degli obiettivi ben precisi: massimo rispetto, massima correttezza, equilibrio gestionale. Chi invece vuole fare il truffantino di turno, per quanto mi riguarda, non si può, almeno si può avvicinare. Questo sia ben chiaro per tutti quanti. C'è lo sponsor di 5.000, c'è la situazione di 7.000, accettiamo tutto. Voglio dire, anche il faccio un esempio, anche la farmacia di turno che può servire, va bene lo stesso, ma purché siamo nella legittimità della correttezza massima. Quindi nessuna esclusione, massima apertura, ma patti chiari, amicizie. Questo lo dirò domani mattina ai tifosi, lo sto dicendo a voi, sarò aperto. La squadra, sicuramente qualcuno mi dirà la squadra è un problema importante, importantissimo, ma se non facciamo le basi, se non mettiamo le fondamenta, è inutile parlare di squadra, è inutile parlare di allenatori, anche perché non ho avuto la minima idea ancora di chi, certo io non sono un grande tecnico, lo sapete tutti, non è della mia competenza. Però ci sono delle persone adatte, bisogna lavorarci, ma se non mettiamo in piedi prima la struttura, prima la quadratura economica e gestionale, è inutile parlare di scuola, anche perché oggi di disoccupati, calciatori svincolati e di giocatori che il 17 usciranno fuori ce ne stanno 100.000, 200.000, quindi il problema è parlarci chiaro, cioè, il problema è dire: questo è il mio budget, questa è la mia situazione, chi viene, viene così, chi no, è inutile che, voglio dire, bisogna parlare chiaro con tutti quanti. Questa è la mia linea, queste sono le indicazioni che porterò avanti. Lunedì, credo in mattinata, poi avrò un incontro con il signor sindaco perché c'è anche una questione di autorizzazione per quanto riguarda lo Stato, e questi sono problemi importanti perché se non ci sono questi non possiamo fare i versamenti, non possiamo fare i bonifici, quindi massima correttezza, massimo rispetto, sappiamo che c'è anche una debitoria nei confronti del Comune, giustamente il Comune, l'amministrazione fa il proprio dovere, io faccio il funzionario pubblico quindi conosco certe situazioni, però in tutto se c'è un buon senso, cioè se c'è una reciproca correttezza, un rapporto cordiale con tutti quanti, noi riusciamo a fare le cose per bene. Ripeto, tutti può piacere lo champagne, però stanno pure i momenti che ci possiamo bere l'acqua minerale, va bene lo stesso, quindi ci dobbiamo accontentare delle cose. Gli imprenditori, ribadisco, io sono a disposizione, chi mi vuole incontrare, chi vuole, tanto io ormai sono di casa, quindi non c'è nessuna riserva sui telefonini e su quant'altro, quindi la massima disponibilità, però c'è bisogno di questo, signori. Non vi illudete, lo ribadisco, non voglio ingannare nessuno, non ho miracoli, non faccio miracoli, ho tutta la passione, tutta la buona volontà, mi sto mettendo in gioco come uomo, quindi però bisogna che
anche le forze politiche di Dionisio devono darci una mano se ritengono opportuno che il calcio possa andare, altrimenti, signori miei, io non so che cosa poter fare. Ci tendo fino a 10-15 giorni, 8 giorni, quando sarà, abbiamo una visione completa, però i passi da gigante io non riesco a farli e non ho la minima idea. Ci metterò la faccia, ci sto mettendo tutto, chiedo la massima collaborazione di tutti quanti, non pubblicizzate nomi di giocatori perché non c'è nulla, non c'è assolutamente nulla, ve lo dirò io, se avrò la fortuna di andare avanti, di portare avanti questo giro, quando saranno, come saranno, e là non ci vuole molto, è che io manderò una linea generale per tutti, questo è il bilancio, queste sono le linee, non c'è il Rivera o il Bonsegna di turno, non fa parte del mio ruolo, dobbiamo adeguarci a una situazione reale, noi siamo dilettanti, poco benedette e subito, ma non ingannare nessuno. Questa è la mia linea, queste sono le Due mie, cose. un attimo solo, Sì. volevo chiudere, questa è la mia valutazione. Grazie agli amici di Alfa Recupero Credito, perché, ripeto, è un piacere. Avevo, ripeto, istituzionalmente, perché io credo nelle istituzioni. Però purtroppo quando si parla alle 4, alle 5 di venerdì abbiamo delle difficoltà, però ci ho tentato anche questo, quindi il fatto che io come idea ho contattato il sindaco per avere quindi già un atto di apertura, un atto di avere un indirizzo ben preciso, poi è chiaro per domani mattina c'è data la disponibilità, mi auguro che ci dia anche la disponibilità del campo rispettando gli impegni e rispettando le condizioni, questo non può essere ormai tu mi dai questo, non è più così, non va gestita più la cosa perché chi conosce le regole, quindi c'è massimo rispetto, però un minimo di collaborazione, un minimo di buonsenso ci può essere in tutte le parti, grazie. A questo punto le cose dipendono da me. Lo so, perché sicuramente Allora, lei. per quanto ha parlato di ottemperamenti per l'iscrizione al campionato, eccetera, eccetera, tra cui anche l'autorizzazione per lo Stato che è propedeutica, c'è intenzione di fare di questa società un SRL e passarla all'associazione SRL? Questo è un passaggio fondamentale, ma è un passaggio fondamentale che io andrò a affrontare con le parti interessate. Come io adesso le parti interessate non ce l'ho, è chiaro che l'invenzione, allora, il giocattolo per diventare credibile, signori miei, l'ASD è un'associazione di dilettantisti, cioè l'ASD Nocerina è uguale al Pozzillo che casomai fa la terza categoria, non cambia La niente, stessa cioè forma giuridica. abbiamo la stessa forma giuridica, la stessa situazione. L'unica cosa che probabilmente loro non hanno i rimborsi di spese che possono arrivare fino a 30.000, ma l'hanno aumentata e quant'altro, ma non cambia nessuna virgola. È chiaro che l'inquadratura giuridica va fatta, su questo non c'è ombra di dubbio, ma io devo avere l'interlocutore principale per dire sì, io faccio, dico perché io oggi vado a fare una SRL, intanto mi costa, Certo, dei costi suoi. in questo momento mi costa, ma non ho gli interlocutori, per cui nel momento in cui ho 3-4 interlocutori concreti, 30, 50, 100.000 euro a disposizione, questa è la fattura, questa è la fattura, qua, anche qui, siamo chiari, questa è la fattura, questo è il bonifico, quindi ben, chiariamoci con tutti quanti, non, per quanto mi riguarda non esiste fare X o Y, non è più né il tempo e né le condizioni, anche che io dovrei o sarò a gestire cose che non sono mie, quindi a casa mia faccio quello che voglio, ma quando gestisco la proprietà degli altri bisogna essere oculati. Detto questo, quando avrò, è chiaro che entro nel concetto di avere una questione giuridica perfetta. Quando avremo la possibilità di avere 3-4 interlocutori concreti, sicuramente chiederò al Fagrede un'altra ospitalità perché la sede al momento non ce l'abbiamo e quindi faremo un'altra situazione. Altro aspetto, appunto per quanto riguarda gli interlocutori, lei ha avuto diversi incontri, possiamo dire negli ultimi 20 giorni in maniera intensa. Di tutti questi incontri c'è qualcuno che Ma guarda, ha garantito qualcosa? tutti gli incontri avevano un punto fermo, volevano che si raggiungesse l'obiettivo che si è raggiunto oggi, volevano, erano, diciamo, da ostacolo nei confronti di quelli che erano fino a mezz'ora fa gli amministratori, ma non parlo di Padovano e gruppo, sia ben Il chiaro, non giudice. faccio nome per questione di correttezza. C'era un divieto assoluto, non so come, non so qua, quindi io ho preferito, ecco la mia, proprio perché tra i 15, 18, 20 persone industriali, persone che avevano avuto questa ostilità nei confronti di questi, cioè no, allora io ho
proprio di fronte a questa ostile situazione si è convenuti a, perché qual è, voglio dire, qualcuno vuole dire qual è il tuo interesse a fare questo, perché poi oggi, domani sicuramente uscirà anche qualcuno qual è l'interesse di Iovino, no? Perché poi bisogna, oggi siamo bravi, poi domani diventiamo tutti ladri, che poi il calcio è anche questo, no? Ognuno poi dice la sua. E quindi allora io dico qual è il problema, poi è questo, perciò ho detto io avrò un inizio e una fine. Non volete parlare con loro, parlate con me. Io oggi la documentazione originale sta qua, le dimissioni stanno qua, sono già stati inviati in Lega ufficialmente, c'è una PEC, stasera o domani mattina via PEC saranno inviate all'ufficio del registro, per quanto di competenza stanno qua. Le dimissioni verbali, il rappresentante legale Bruno Iovino, i soci fondatori sono altre cose. Quindi questo è il mio ruolo, questa è la, perché negli incontri che io ho avuto, e ne ho avuto parecchi, ognuno aveva questo. Oggi non c'è più questa difficoltà. Allora dobbiamo capire se si è carne o si è pesce. Chi ci ama, ci segue, se no significa che era una, una scusa, un ostacolo a non avere nessuna trattativa. Oggi non c'è, potrebbero dire che non interessa più Bruno Iovino, ma era un signor Manati, insomma, che fa? Perché riusciamo a chiamare Cano Cerini, insomma, io purtroppo non. Pensa che dei 15-18 imprenditori che ha contattato qualcuno potrebbe essere interessato adesso in questo momento? Una ma guardi, io come imprenditori, cioè imprenditori che voglio dire, parliamo di imprenditori che erano disponibili a mettere una somma di 100-120 mila euro, perché se parliamo poi di 5, 10, 15, vuol dire qua c'è un rapporto per tutto di sponsorizzazione, di pubblicità, e quindi credo che c'è un buon. Mi hanno telefonato in tanti, quindi credo che ho una buona referenza, però è chiaro, da dire a fare bisogna ancora aspettare. Siamo non a caso, ripeto, la mia urgenza di questa sera era quella di recuperare 48 ore se non 72 ore, che domani è sabato, domenica e domenica, lunedì e compagnia, e quindi facevamo tarantelle, e non invece io lunedì vorrei già avere, se non pure domani, anche stasera mi fermo qua, sono ospite della Picella, quindi problemi. Allora perché? Perché ho intenzione di metterli in moto la situazione, poi non ci riesco, ma ripeto, domani la stessa cosa che lo dirò ai tifosi, per cui se vogliono il bene si metteranno in voce, metteremo in voce tutti quanti, altrimenti io miracoli non ne riesco a fare. Nota di colore, l'ultima volta che prima di una stagione si è fatta la conferenza stampa da Alfa Recupero Crediti, abbiamo fatto bingo con la slot machine. Ma io per la verità Io per la verità abbiamo sperato il motivo, è vero insomma che l'età aumenta a tutti quanti, però insomma un po' di memoria ce l'ho, quindi non ripeto, insomma, ma indipendentemente il rapporto di memoria su alcune situazioni, su alcuni personaggi ho avuto e ho un rapporto al di là del calcio, perché sono 5 anni che non faccio calcio a Nocera, quindi mi sono fermato anche per problemi miei familiari, quindi è inutile entrare, però ogni volta che ci siamo incontrati, ci siamo visti anche in situazioni molto delicate, il rapporto è stato sempre perfetto, quindi significa che probabilmente se oggi sto qua e ho questo ruolo, probabilmente qualche ricordo, qualcosa di buono l'abbiamo fatto, insomma, senza è chiaro che chi non opera non fa errori, cioè non è che io sono il Vangelo o sono Padre Pio, sia ben chiaro, però tu, probabilmente ci sta chi ha fatto peggio di me, insomma, quindi però dobbiamo andare avanti, insomma. Direttore, lei ci ha detto che il suo incarico ci ha detto che il suo incarico ha un inizio e una fine. Qualora questo gruppo imprenditoriale che subentra la vuole come punto di riferimento, lei è disposto a proseguire per ma guardi, i matrimoni si fanno in due, quindi se i nuovi proprietari decidono di offrire una situazione va bene, ma bisogna concordare le linee guida, cioè con tutto il rispetto non sono il pupazzo di turno che arrivano e poi fai, se ci sono le condizioni, ma non solo economiche, che poi qua è il lato economico, con SD che supporti e che garanzie puoi avere. Il rapporto è di capire effettivamente se c'è la volontà di fare un ragionamento serio e andare avanti con una certa programmazione. Questa è la realtà. Certo, io non è che certamente il mio tempo qua
significa che non sto lavorando a Viterbo, non sto lavorando ad Arezzo, quindi c'è una, certamente che farebbe piacere, se non avrei sposato una casa, questo è fuori tutto. Però, ripeto, i matrimoni si fanno in due. Cioè, può arrivare anche l'imprenditore di turno che mette 200.000 euro, dice no, mi porto un manager, mi porto io, e quindi è chiaro che non voglio essere da ostacolo e non voglio essere da cambiare a nessuno, su questo sia ben chiaro.